In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo Diciamo, 42 fino su agli anni 50 RPV. si pensava che esistesse la Babele delle lingue. Un linguista americano si chiamava Juice, dice che le lingue possono variare in modi infiniti, senza limite. Se non che proprio i lavori di Chomsky da una parte e di Joseph Greenberg dall'altra hanno mostrato che in realtà le lingue hanno dei limiti, cioè non tutte le composizioni possibili delle regole grammaticali si realizzano nelle lingue del mondo. Chomsky, utilizzando tecniche matematiche, mostra che tutte le lingue del mondo hanno uno scheletro comune matematico. E questo ammetteva una possibile spiegazione, cioè che nel cervello c'erano dei limiti prescritti dal DNA, dal nostro genoma, che limita il numero delle grammatiche. Allora io, tanti anni fa, ormai all'inizio degli anni 2000, con due gruppi di ricerca separati, uno in Germania, ad Amburgo e Jena, e l'altro in Svizzera, a Zurigo, avendo come, diciamo, epicentro il San Raffaele, dove avevo imparato queste tecniche, ho fatto un esperimento semplice, cioè mi sono inventato delle lingue impossibili, cioè delle lingue con regole mischiate di quei tipi che Chomsky e Greenberg dicevano che non potevano esistere, e abbiamo provato a farle apprendere dei parlanti. Poi, utilizzando le tecniche di neuroimmagine, cioè tecniche che servono per vedere quali sono le reti che si attivano nel cervello, siamo andati a vedere cosa succedeva. E la sorpresa, per così dire, in realtà era una speranza più che una sorpresa, è stata che quando il cervello umano viene sottoposto a delle lingue impossibili, cioè quelle lingue che non combinano le regole giuste, si rifiuta di trattarle come grammatiche e devia la rete su altre reti che non sono quelle naturali del linguaggio. In poche parole, avevamo ottenuto una prova biologica che l'ipotesi delle lingue impossibili era di natura genetica e non culturale. Dal punto di vista di qualcuno che non è esperto di quella materia, cerco sempre, ok, nella vita cosa serve? Ecco perché ero curiosa di sapere, no, proprio il meccanismo. Ci ritorniamo L'energia sulla solare prossima rappresenta la domanda. principale fonte di energia e di vita in forma diretta con la fotosintesi del mondo vegetale, in forma indiretta con la produzione di varie forme di energia come idroelettrica, Ovviamente eolica e l'aumento di biomasse. richiesta energetica vuol dire che poter garantire delle condizioni di vita più equilibrate, più soddisfacenti a un maggior numero della popolazione. Però questo, da un'altra parte, non vuol dire distruggere il pianeta in cui siamo. Quindi soluzioni che in genere vengono chiamate alternative o sostenibili per l'approvvigionamento di energia, ovviamente sono una problematica comune nel mondo. Ci sono tantissime fonti alternative di energia, ma sicuramente l'energia che ci viene dal sole è una fonte inesauribile, che arriva sul nostro pianeta costantemente e, come lei accennava precedentemente, la quantità di energia solare che arriva sul nostro pianeta in un'ora già basterebbe, se fossimo in grado di raccoglierla, da meno di 2 ore avremmo più che soddisfatto i bisogni di un anno intero del bisogno energetico mondiale in generale. Quindi cerchiamo sempre di avere una versione olistica, diciamo, di quello che una determinata tecnologia possa, quale impatto possa avere sulla popolazione e sul mondo in generale, da guardare, diciamo, dei materiali che potessero andare a rispondere a dei bisogni che le celle efficienti e buone di silicio non potessero rispondere, cioè delle celle che potessero essere sottili, che potessero essere, per esempio, potessero essere arrotolate come un poster o che possono essere adagiate su vari oggetti, perché il sole non è che arriva soltanto sui nostri tetti, arriva ovunque, quindi se noi Certo. riusciamo a cogliere tutti i raggi solari che arrivano intorno a noi e riusciamo ad utilizzare molto più spazio. Questo diventa molto critico, specialmente L'impronta nelle digitale città. degli esseri umani è la grammatica. Questo non c'è bisogno di scienziati del Novecento, l'aveva capito Cartesio, l'avevano capito tutti gli altri. La grammatica, cioè la capacità di generare significati permutando gli stessi elementi. Faccio un esempio semplice. Se io le do due nomi, Caino Abele, è un verbo, uccise, noi esseri umani possiamo certamente costruire due frasi. Caino
Caino uccise Abele, Abele uccise Caino. Gli stessi tre mattoni, in ordine diverso, rappresentano due modi completamente diversi della realtà. Nessun altro essere vivente è in grado di comunicare così. E tra l'altro questo ci permette di avere la fantasia. E Per poi c'è un esempio. ultimo ambito, è un ambito recente, artefatto dalla condizione che distingue la società contemporanea, che è il capitalismo, ed è quest'idea dell'intelligenza artificiale. Il genio che ha inventato questi termini ha giocato sporco, perché noi tutti sappiamo che se dovessimo chiederci che cos'è l'intelligenza, non abbiamo una definizione. Non c'è nessuno al mondo che Ci sa sono che cos'è molti autori nel l'intelligenza. podcast che in effetti scienziati che portano avanti una ricerca proprio di ispirazione dalle piante, che fanno robot o tante altre cose. Sì. Per fortuna non Sì, anche per parlano. esempio le colle più Non... efficienti sono state quelle sviluppate, diciamo, sullo stesso Certo. modello, diciamo, di quegli animali che si arrampicano. Sì, Cioè, su infatti. quelle Sì. abbiamo tanto da imparare. Da fotosintesi molto che diciamo disperso, cioè non è nato come un sistema per accumulo di energia, mentre noi per, ma, diciamo, per la sopravvivenza della pianta, che non ha bisogno di fare scorte. Quindi, diciamo, in questo senso ce n'è bisogno, ovviamente, e può essere ispirazione per tante altre cose, però, diciamo, per rispondere a questi bisogni energetici c'è bisogno di un sistema che permetta anche di fare accumulo. In contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.